Questo video non dovevo farlo, ma la colpa è del mio caro GTT22 che mi ha chiesto su Instagram se posso andare, se posso fare un video dove vado a provare kebab, del kebabaro qui vicino al mio appartamento. Quindi, se vedi questo video è perché ci ho accontentato. Bene, guardate la bellezza, lo sto aprendo. Caspita, si è schiacciato un pochettino però. Ehi, ragazzi, non bisogna sottovalutare le piadine kebab. Per come sono fatte all'esterno, l'importante è il sapore. Quindi adesso gli proviamo a dare il primo morso, dai. Allora, secondo me è buono. Ho chiesto di rimuovere la salsa piccante perché non volevo che il sapore della cipolla aumentasse il calore. Quindi ci sta, è buona. Cacio yogurt, ok, regolare. Il sapore del kebab è regolare, come potete vedere. Quindi, scusate. È esplosivo il sapore di una piadina kebab. È esplosiva. È come mangiare un panino kebab o un kebab normale. L'importante è mettere tutto l'amore per fare un piatto buono. Non deve essere bello, deve essere buono. Quindi ragazzi, ascoltate il mio insegnamento. Quindi potete guardare la bellezza, sia bella che brutta. Gabri, non serve che devi per forza vedermi mangiare tutto il kebab. Intanto il video è già finito. Sai, in fondo, vedere uno che mangia è come vedere YouTube, ma io non sono come YouTube, quindi me lo mangio per conto mio. Volevo soltanto mostrarvelo, vedere il mio giudizio. Quindi, bene, adesso vado a fare la mia bellissima cenetta. E ci vediamo per il prossimo video, che dovrebbe uscire domani sera. Quindi, ciao ciao. Sempre dalle vacanze in montagna, quindi. Vedrete che lunedì io ritorno con il video. Quindi, ciao.